Ciao a tutti, sono Marianna Vitale e ci troviamo al ristorante Sud. La ricetta che sto per proporvi è quella di una pasta e fagioli tradizionale. Abbiamo selezionato una varietà di fagioli campani e aggiunto una grattugiata di zenzero, di menta e basilico. Iniziamo con la presentazione degli ingredienti. Primo fagiolo è il fagiolo cannellino. A seguire un fagiolo tondino molto più piccolo. Per finire un fagiolo tradizionale poco conosciuto campano, che è il fagiolo a formella. L'ingrediente lardo, pomodoro, gli spaghetti che dopo spezzeremo a mano, aglio, cipollotto, lo zenzero, il basilico e la menta. Partiamo con il nostro soffritto fatto da aglio e da zenzero grattugiato. E possiamo iniziare a preparare il nostro battuto di lardo. Continuiamo a battere il lardo fino a quando non raggiungiamo questa consistenza cremosa. Per concludere il piatto prepariamo il basilico e menta che taglieremo a julienne. E il cipollotto. La pasta è quasi pronta. Partiamo con un filo d'olio e aggiungiamo il battuto. Aggiungiamo il pomodoro. E i fagioli. Ora che ha ripreso calore, aggiungiamo acqua necessaria per poter mettere giù la pasta. Aggiungiamo una parte di sale e aspettiamo che bolle. Ora che siamo a temperatura, mettiamo giù la pasta. E a questo punto spegniamo per favorirne il riposo. Cucchiaio di lardo. Il lardo non fa altro che aumentare i profumi già presenti all'interno. Aggiungiamo il cipollotto e le erbe e l'ultimo filo d'olio. Mettiamo il coperchio garantendoci una fuoriuscita di vapore. Dopo 7-8 minuti la nostra pasta e fagioli è pronta e riposata e possiamo impiattare.